Ciao, sono Enzo Guaitamacchi, abbiamo portato la nostra maggiolina hippie a Rimini, al Music Inside Rimini. Ovviamente la maggiolina ha attratto la curiosità del pubblico, ma anche di musicisti, poeti, giornalisti, operatori del settore, ai quali abbiamo offerto la possibilità di fare un giro sulla nostra macchina, però a una condizione. Come sapete, sulla maggiolina sono raffigurate le immagini di quattro grandi rockstar: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. A tutti i nostri ospiti abbiamo chiesto chi avrebbero voluto portare di queste grandi rockstar con loro sul sedile del passeggero e perché. Jimmy di sicuro, perché è stato una svolta nella mia vita di musicista. Io ancora mi ricordo il giorno in cui sono andato al negozio e il negoziante di dischi mi ha detto: ah, questo qua è forte, eccetera. Ho messo su il disco, alla fine della prima facciata ero confuso, dicevo: che suono strano. L'ho rimesso su, a metà del secondo ascolto ho detto: Madonna! Prima di tutto gli direi cambia spacciatore, perché che forse è l'unica cosa che mi permetterei di dirgli. Per il resto gli direi di spiegarmi qualche trucco con la chitarra, perché anche se i funambuli non mi interessano, certo che se mi facesse vedere un po' di cose mi farebbe piacere davvero. L'imbarazzo della scelta è elevatissimo, quindi nel dubbio io porterei Jimi Hendrix a casa per farmi segnare qualche trick, non si sa mai, potrebbe sempre essere utile. E devo portare uno di questi, allora uno solo, Jimi Hendrix, ma non c'è il dubbio, semplicemente perché ha detto: la chitarra è uno strumento che si suona in un altro modo, punto e basta. Gli direi: guarda, siccome non vai tanto d'accordo col tuo bassista, se ogni tanto posso venire io, insomma, vengo pure gratis. Beh, io porterei Jimi Hendrix e Jim Morrison. Non li facciamo guidare, però li portiamo. Li porterei perché non che gli altri siano da meno, insomma, però lì abbiamo proprio due rivoluzionari con le palle, proprio quelli forti, quelli che hanno cambiato tanto. Non ci fosse stato Jimi Hendrix, forse non avremmo avuto tanti chitarristi bravi, un innovatore vero, eccetera. E Jim Morrison, che dire, in così pochi anni ha rivoluzionato anche lui un certo modo di fare rock. Indubbiamente Morrison, che vabbè, non che Janis e gli altri siano meno, però a me quest'uomo qua mi ha rovinato la vita. Io ho letto Nessuno uscirà vivo di qui a 17 anni e mezzo ed è stata la mia fortuna o sfortuna. Però pur immaginando che fosse romanzato, la sua storia è stata importantissima per me. Se c'è un concerto che mi piacerebbe vedere davvero nella storia della musica, è un concerto dei Doors del 67. Gli chiederei di portarmi indietro nel tempo a vedere, non so, uno dei qualsiasi concerti del 67. Io non avrei dubbi, Jim Morrison, perché prima di tutto perché è morto ragazzo, con la sua grandissima carica umana, che sembrava una carica animale, sembrava una carica specialmente di potenza sul palco, ma era fondamentalmente una grande forza di desiderio della vita. Era anche una grande disperazione di un uomo che si sentiva ai margini di ogni cosa, al limite di qualunque situazione della vita. Un uomo molto molto profondamente toccato dalla poesia e sentendo anche la difficoltà di portare questa poesia veramente all'interno della cultura pop. Quindi con questo ragazzo farei senz'altro un'immersione in quello che è un viaggio
nel fondale della vita. Credo che mi porterei Jim Morrison, perché è quello che cattura di più la mia fantasia, è quello che, al quale mi viene più voglia di chiedere il retroscena della sua vicenda artistica. Tutti i retroscena, sia quelli artistici che quelli più gossipari possibile. Forse Jim Morrison, appunto, per i suoi testi, le poesie, il fatto che riuscisse a accendere, appunto, attraverso la parola, come dire, la poesia nella musica. Mi piaceva il fatto che avesse i Doors, comunque anche una band di cui era veramente il leader, ma anche molto parte di. Quindi lui è sì un artista, diciamo, che anche da sé ha fatto storia, ma insieme agli altri, e in questo mi ci rivedo. Non l'ho inventato io questo oggetto, questo si chiama Mojiz, è una startup italiana con base a Londra. La tua bellissima auto, coloratissima, mi ha attirato e ho deciso che la voglio suonare. Questo è un sensore, basta attaccarlo, posso farti vedere, basta attaccarlo su una superficie, ha poi una sua app e possiamo, qualsiasi oggetto di uso comune come un'automobile diventa uno strumento musicale. Adesso cambiami il suono che voglio provare anch'io, l'emozione di far suonare la mia maggiolina che ho sempre accarezzato adesso. Giaggio e Mojiz. Intanto sono strafelice di poter avere una scelta che contempla le 4 J, che in genere sono soltanto 3, invece si aggiunge anche Brian Jones. Scelgo Janis Joplin non soltanto perché è l'unica donna, ma perché rappresenta il mio ideale di rockstar, cioè quella che canta la sua vita e non si limita a portare sul palco una semplice rappresentazione. Lei aveva cercato di ottenere attraverso il successo una specie di redenzione, quindi di avere un posto nel mondo, un diritto di cittadinanza. E questo è quello che tutti gli artisti veri in qualche maniera sono costretti a sopportare, conoscendo poi nel 90% dei casi anche la delusione, la disillusione che una volta ottenuto il successo si rendono conto che in realtà non è cambiato niente, che purtroppo anzi il successo non ha fatto altro che amplificare quelli che erano i loro problemi. La porterei in giro per le strade, che non saranno affascinanti come quelle americane, ma che però hanno un loro senso. E poi mi fermerei in una stazione di servizio, che hanno delle luci meravigliose e che soprattutto sono un non luogo. Io adoro tutti i posti che sono come le strisce di Gaza, non appartengono a nessuno. E poi quel che sarà, sarà. Senza pensarci più di tanto, porterei sul sedile del passeggero con me e gli altri due li abbandonerei a un autogrill, perché tanto si salverebbero da soli. Ti porterei Janis, perché non solo sarebbe un'ottima compagna di bevute, come potrebbe essere quasi comprensibile, ma perché vorrei garantirmi una notte da ricordare, e solo con Janis potrei avere una cosa del genere, perché con Jim e con Jimmy avrei probabilmente una notte da dimenticare.